banalissimi, cosa sta succedendo? Ma che sei raffreddato? Sì, un po'. È zizzente. Comunque così banalissimi, però. Vabbè, perché eravamo troppo casati, ho detto va bene, perdiamo un paio. Tre. Sì, vabbè, tanto per far ripetere un po' il campionato. Se no, però c'è il frio, se no. No, dobbiamo vincere un po'. Mi sa che qui ci vuole un certo Marco Palma. Sì. No, sì, in effetti è bello, ci manca l'attacco. La prossima torno sicuro. Allora, potremmo avere il sabato dei grandi ritorni. Sì. Lui, Vito Barone, che oggi era influenzato. E un nuovo acquisto, Lorenzo Riccioli, che si promette una grande, un gran colpo. Questo è un campione. Poi Rodolfo in porta non si sa, ma tanto noi abbiamo 1500 portieri. Perché al ritorno non faccio più danni. E poi non lo so, non lo so. Comunque si spera nella prossima per ritornare i tre punti. Beh, dico, ci si vuole perché avete iniziato bene, poi cosa perché succede? Noi miriamo alla metà classifica. Sì, se noi andiamo più su o più giù, poi ci sentiamo male. Diciamo che con le piccole giocate bene, ma appena incontrate le grandi squadre. Ma non è per cosa. Secondo me, né oggi, né gli Showtime, né i Loacker, ad esempio. Perché Loacker è grande squadra? Non, cioè, no, non per cosa. Secondo me sono allo stesso livello nostro. Perché ho un po' di sfortuna, le assenze, perché abbiamo sempre assenze. Per cose varie ci va tutto un po' male. Tre pali confermato Sassano anche per la prossima? Sì, 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 ma non ci sono problemi per il portiere, si sa. Guardato bene. Cioè l'ho preso anche per questo, io, se non mi fidavo non lo prendevo. No, ovviamente mi sono proposto io. È vero, è stata tipo una cosa così, una trattativa lampo. Tipo ci siamo visti, che fa? Sotto casa di Palma. Sotto casa di Palma, esatto. Prossimo turno, Choc e Steam. Sì. Hanno pareggiato contro il Real Malabrea oggi. Vabbè, si porta male quando uno pareggia. Noi Real Malabrea. Diciamo che si può fare. E abbiamo battuti pure di team. Esatto. Sì, abbiamo detto la stessa cosa, mi ricordo, per le spalle deportive. Hanno pareggiato e poi ci oggi chi volete premiare dei vostri? Caponetti. Sì, capito, ma nessuno ha giocato male secondo me. Io male. Ma siamo giocati bene fino alla fine. Abbiamo giocato bene, poi ci siamo fatti fare due gol in un minuto. I secondi tempi ogni volta. Esatto, sono, i secondi sono tempi sono delle cose letale per voi. Costanzo, fai schifo! Credo che sia riferito a... Dai, che andiamo in trasferta a Siena! Degli special fight, comunque. Dai ragazzi, allora ci vediamo sabato prossimo, mi raccomando, tornate a vincere. Ah, non è che ci vuole un altro pascio spada. Oh, l'è servito manco la sale. Ci vuole megafono. Ci vogliono tante persone, tutti in forma. Mezza squadra di megafono, quello che porta bene. Ok, ci vediamo sabato, grazie ragazzi, ciao ciao. Showtime, oramai non mi ferma più nessuno. I banalissimi ci hanno provato, però voi siete riusciti a rimontare il risultato. 4-2 credo che si veda la partita. È una vittoria importante. Adesso l'obiettivo è quello di prendere il Deportivo, o no? Cioè, penso sia la prossima partita. No, vabbè, la prossima partita. Sì, sì, Deportivo Aperitivo. Quindi diciamo, siete in forma ed è il momento giusto, proprio. È arrivato nel momento giusto questa partita. Sì, questo sì. Speriamo che allora non siano nel momento giusto. Comunque, tornando oggi, avete iniziato un po' così così, poi cos'è? Qual è stata la svolta? Ma ci siamo riorganizzati un poco durante l'intervallo. Abbiamo rimesso un po' di grinta su tutti i palloni e alla fine abbiamo ribaltato questo risultato importantissimo per la nostra classifica. Sì, infatti la volta hanno speso molto nel primo tempo, gli avversari noi anzi nel secondo siamo riusciti. Abbiamo cominciato a correre nel secondo. Eravamo un po' decimati. Tuzzolino è ancora spettatore, dico, quando... L'ultima, dovrei tornare sabato prossimo. È il big match. Per il big match, esatto. Oggi ha parato Caruso, il brasileiro. Sempre... Trovate sempre comunque buoni portieri, dai. Non mi potete lamentare. Antonio, oggi hai segnato quanti gol? No, mi sono mangiato due gol. Aia. Oggi Sassano, a parte due diciamo infortuni, ha parlato veramente bene. Liga infatti ne sa qualcosa. Ah sì? Sì. Ok, qualcosa da dire sugli avversari invece che non viaggiano diciamo... Ci hanno accusato di essere tuffatori. Vabbè, no. Diciamo, poi è l'arbitro a valutare. Poi per il resto la partita è stata abbastanza corretta, dico Riccardo con qualcuno. Ma lui si intrusisce sempre, quindi. Però è stata sui contrasti, entrambe le squadre hanno lotta male. Comunque siete in forum, adesso c'è il Deportivo Aperitivo, non bisogna commettere adesso passi falsi, perché il Deportivo Aperitivo, non so se voi lo sapete, da quando sono nell'Inter School non hanno perso neanche una partita. Quindi dalla Serie C, dalla Serie C a ora non hanno vinte tutte, alcune pareggiate ovviamente. Ma sfatteremo. Quindi tocca a voi magari se riuscirete a sfattare questo tabù. Ok? Non, spero di non avervi terrorizzato. Nulla. Ciao ragazzi, dai, ci vediamo sabato prossimo. Grazie, ciao ciao.